Ma che bontà questo strudel salato con prosciutto e tanto formaggio filante, che ho preparato in pochissimo tempo. Versate in una ciotola la passata di pomodoro, aggiungete un pizzico di origano, un pizzico di sale e dell'olio. Tagliate a cubetti il formaggio filante o della mozzarella per pizza. Rotolate la pasta sfoglia, tenete la parte più lunga davanti a voi, mettete al centro le fette di scamorza, il prosciutto cotto, i cubetti di formaggio, e la passata di pomodoro precedentemente condita. Tagliate la pasta sfoglia a strisce, prima la parte superiore e inferiore in modo da creare il bordo, poi la parte laterale tutta a striscioline da 1 cm. Incrociatele poi tra di loro in modo da sigillare lo strudel. Spennellate con dell'acqua e spolverate con i semi di sesamo. Fate cuocere a forno statico già caldo a 180 gradi per 20 minuti. Lo strudel dovrà essere dorato e bello gonfio. Servitelo caldo e buon appetito! E se l'ho fatto io, lo puoi fare anche tu.